Sì, grazie Presidente. Neo Presidente Renzi, onorevoli colleghi, alla prima fiducia del governo Letta noi c'eravamo astenuti e la nostra astensione è stata una apertura di credito. In realtà, le dico subito, è stato un errore. Abbiamo mal riposto la nostra fiducia e le aspettative su di un governo che aveva promesso di aggredire la crisi con taglio della pressione fiscale e le riforme costituzionali, riforme che non sono neppure iniziate. Glielo dico subito, Presidente, noi questa apertura di credito non la facciamo più. Voteremo no alla fiducia del suo governo. I 300 giorni del governo Letta, si ricorda Presidente Enrico Letta, quel suo compagno di partito, 300 giorni tutti difficili, citazione dello stesso. Noi diciamo 300 giorni tutti inutili, imbarazzanti, dove ha vinto la logica spartitoria, l'immobilismo completo e il bilancio che lascia è di un paese in piena crisi economica e occupazionale. L'ha detto lei oggi, Presidente, si stava meglio prima e io traduco che si stava meglio con il governo che c'era prima, che non ha mai aumentato le tasse. 3,2 milioni di disoccupati, 671 mila giovani senza lavoro, il 41%, 9,5 milioni di cittadini sotto la soglia di povertà, 7,2 che vivono con meno di 1.000 euro al mese, 1 miliardo di ore di cassa integrazione, 14.300 imprese fallite nel 2013, sono 40 al giorno, caro Presidente Renzi, 40 al giorno, un debito pubblico al 134%, 2.080 miliardi, il secondo in Europa, 800 miliardi di spesa pubblica. Investimenti infrastrutturali praticamente assenti, costi standard per la pubblica amministrazione, il famoso federalismo fiscale, bloccato con una spending review solo annunciata. Nei rapporti con le imprese solo la Grecia e Malta fanno peggio di noi. La burocrazia costa al sistema imprenditoriale 31 miliardi di euro, mediamente 7.000 euro all'anno per ogni azienda, signor Presidente, mentre l'Italia si colloca solo al 15° posto a livello dell'Unione Europea nella classifica di dove è più facile fare impresa. E questo è il nodo. Questo è il nodo, signor Presidente, il nodo che dovete lasciare gli imprenditori del Nord fare impresa. Questo è l'unico sistema per la ripresa economica. Questi sono i dati e non sono in discussione. E sono il risultato di una vostra politica economica fallimentare. A meno che nel frattempo non avete cambiato partito. Oggi, Presidente Renzi, abbiamo ascoltato con attenzione il suo intervento programmatico di legislatura. Me lo lasci dire, Presidente, è stato un intervento in cui ha fatto una serie di considerazioni, alcune condivisibili, altre assolutamente no. In realtà il programma, quello vero, non l'abbiamo sentito né noi né i cittadini. Lei nei giorni scorsi aveva dichiarato: a febbraio iniziamo le riforme costituzionali, a marzo interverremo sul lavoro e disoccupazione, ad aprile aggrediremo la spesa pubblica dell'amministrazione, a maggio faremo riforma del fisco. I contenuti di tutte queste proposte dove sono finiti? Abbiamo visto solo i titoli dei giornali, solo i titoli dei giornali oggi. Nel suo lungo intervento ha detto che cancellerà completamente i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Ha detto, Presidente, che lo farà attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, omettendo che ciò non è possibile perché farebbe aumentare di pari importo il debito pubblico nazionale. E attenzione, Presidente, questo glielo dico chiaramente, attenzione ad abusare della Cassa Depositi e Prestiti, sono i risparmi degli italiani, sono 25 milioni di depositi postali, i risparmi degli italiani. E poi d'accordissimo sulle priorità dell'edilizia scolastica, ma anche qui ci deve dire come farete a trovare le risorse.
In Veneto si dice c'è sempre un problema di schei, si dice in Veneto. No de ciacque, no de ciacque. Da sindaco, come tanti di noi, compreso il sottoscritto, ci dica come vuole modificare il patto di stabilità e introdurre i criteri di virtuosità. Questo ci saremmo aspettati. Ci dica che vuole cancellare il patto di stabilità che ha creato crisi e contrazione dei consumi e che vuole colpire pesantemente gli enti spreconi del Sud. Ha promesso poi il taglio della tassazione del cuneo fiscale di 10 punti. Benissimo. Ma come? E con che copertura? Ci dica con che copertura! Questo è il tema. Ci dica dove prende le risorse. E se le prende la spesa pubblica improduttiva, noi le voteremo. Una proposta positiva la riconosciamo, quella sulla trasformazione dei contratti dei funzionari, dei dirigenti della PA in contratti a termine, che quindi possono essere licenziati. Questo lo leggiamo nel suo pensiero. Bene, anche questa proposta la votiamo di sicuro, anche domani, anche se non so se faranno lo stesso i suoi colleghi del PD, che in queste ore sono molto agitati, che pescano a piene mani in questo elettorato. Le chiediamo un segnale, Presidente. Le chiediamo di cancellare la vostra riforma Fornero, che ha prodotto 500.000 esodati. Le chiediamo di mettere al primo posto le riforme, ma quelle vere, quello che avevamo approvato nel 2005, che voi, proprio voi e proprio lei, ha bocciato nel 2006 con il referendum. Lì dentro c'era il taglio, il serio taglio dei parlamentari e la riforma del Senato federale sul modello tedesco. Ha detto che farà chiarezza sui mercati finanziari, ma come se proprio voi siete gli amici dei banchieri e dei finanzieri? Dica invece che approverete la nostra proposta che vuole la separazione netta tra banca commerciale e banca d'affari e speculativa. Questa è una riforma vera del sistema bancario, che però i vostri amici non approveranno mai. Sull'Europa, il massimo della demagogia. Ci avete portati voi nel baratro dell'euro, che ha dimezzato di colpo il potere d'acquisto di imprese e famiglie. Noi non saremmo mai subalterni dell'Europa, della burocrazia, dell'Europa che non difende i nostri prodotti, dell'Europa del fiscal compact, che impone vincoli insormontabili in tempo di crisi economica. Presidente, siamo stanchi di essere solo quelli buoni a pagare le tasse. Solo siamo stanchi che le nostre famiglie, le nostre imprese, quelle che versano, Presidente, quelle che versano 50 miliardi di residuo fiscale al carrozzone del Mezzogiorno, quel Nord, come il mio Veneto, che si ritrova oggi senza alcun ministro, non che quello che c'era prima, Zanonato, abbia brillato per competenza, eh? E a proposito di competenza, signor Presidente, vorrei chiedergli, ma come mai la Kienge non è stata riconfermata? Forse perché avevamo ragione noi della Lega? E così si è tolto dall'imbarazzo. Si è tolto l'imbarazzo di un ministro incompetente, come noi abbiamo sempre detto. Vede, settimana scorsa un suicidio di un imprenditore in Veneto. Lei ha fatto un esempio di un commerciante di Fiorentino. Ma da noi nel 2013 i suicidi di operai, commercianti e imprenditori azzannati dalla crisi economica sono stati 50, uno alla settimana. Altro che proposte come quella di tassare i bot. I bot sono acquistati dai nostri pensionati e lavoratori dopo aver pagato le tasse, caro ministro Del Rio. Non si tassano i risparmi di una vita. Bel segnale per un nuovo governo pensare ad aumentare ancora le tasse sui risparmi ai cittadini. E la patrimoniale? La patrimoniale c'è già e l'avete messa voi. Si chiama IMU, TASI, TARI, TASE, IMU. IMU che lei conosce molto bene e che a Firenze ha aumentato del 500% a negozi e aziende, alla faccia del taglio delle tasse che sta sbandierando. Concluda, prego. La vostra proposta è irricevibile e diciamo no allo Ius Soli, no allo Ius Soli temperato,
Non c'entra nulla questa forzatura demagogica sulla cittadinanza ai bambini delle elementari. 10 anni sono un tempo utile per i genitori di questi bambini, almeno per dimostrare di conoscere il nostro paese. Caro Presidente, noi non siamo noi che dobbiamo cambiare e integrarci, come lei ha detto. Chi viene a vivere da noi, oltre che avere un lavoro, deve imparare a vivere secondo la nostra cultura, tradizioni, usi e consuetudini. Deludente, e concludo il suo discorso, signor Presidente, deludente e senza risposte. Avremmo voluto sentirla parlare di esenzioni per alluvionati, terremotati, del problema dei frontalieri, dell'Expo, di proposte per le migliaia di imprese che fuggono all'estero, ma evidentemente il suo è un non programma. C'è chi ha il non statuto e lei oggi ha snocciolato il non programma.